Dopo la delibera di giunta, anche il Consiglio Comunale Battipagliese dà il proprio placet per il bando per il cimitero. Saranno costruiti nuovi loculi e nuove cappelle, un qualcosa di molto atteso dalla cittadinanza. Accesa l'assise consiliare, con i consiglieri da Campora e Mirra che hanno duramente attaccato l'esecutivo francese. Sindaca, ha fatto uno sprologo di dieci giorni con questa delibera di giunta. La storia è cambiata. Noi abbiamo fatto il consigliere immediato e il consigliere Marino le hanno presentato una mozione, mi pare, se non sbaglio. Poi è stata fatta la richiesta di consiglio comunale. Tutto così, come dal cilindro, è arrivata questa delibera di giunta. Le cose sono cambiate. Se fosse state presenti nella vecchia, nella passata seduta, potevamo ragionare solo sui fatti. Alla luce di oggi, alle ore 16, io ricevo una comunicazione dove voi avete ieri sera approvato una giunta. Io posso chiedere, Presidente, lei me la deve leggere, forse non ha capito. Lei mi deve leggere le 41 pagine, perché non ho avuto il tempo di leggere. E il dirigente mi deve dare le spiegazioni. Ma voi pensate che veramente abbiamo l'anello al naso? O pensate che veramente veniamo qua a perdere tempo? Innanzitutto faccio una dichiarazione dove io chiedo, Presidente, lei mi sente? Di prendere atto che stasera, vista la sensibilità di alcuni consiglieri comunali, vista la sensibilità del sindaco in merito all'economicità, a economizzare i consigli comunali, questa sera tutti i consiglieri comunali si devono decurtare il gettone di presenza. Tutti. Quello che manca a questa amministrazione, specialmente a lei, è il senso della vergogna e il senso della responsabilità. Perché un amministratore può sbagliare, io questo l'ho sempre detto, siamo esseri umani, qui nessuno è perfetto, però certe volte ci deve prendere anche conto delle proprie colpe, dei propri sbagli, dei propri ritardi, ed ovviare però, perché non basta prendersi le colpe, ma bisogna ovviare. E qualora non si riesca ad ovviare, bisogna fare anche una presa di coscienza e dire non è cosa mia, perché qui nessuno di noi è bravo a far tutto. Io se dovessi fare il medico non lo saprei fare. E sarei un ciarlatano se mi spacciassi per medico. Quindi, quello che è alla base di un'analisi politica su quel percorso che è stato fatto fino ad oggi, che voi avete riassunto in questa delibera di giunta portata in 448, due ore fa è stata pubblicata in Albo Pretorio. Avremmo voluto parlare di questa delibera di giunta, avremmo voluto discutere anche in sede di commissione in questa delibera di giunta, visto che voi dite che nelle commissioni si discute sempre, poi quando c'è necessità di queste commissioni, le commissioni non si convocano. In quella commissione potevamo dire quello che ha detto il consigliere Provenza e che volevo ribadire anche io. Fatemi capire, cioè, perché ad alcuni abbiamo restituito dei soldi e altri, quelli che saranno adesso, che verranno dopo, verranno una restituzione di gran lunga inferiore. Oppure tutti coloro che non vi hanno fatto causa, fidandosi dell'istituzione comunale, avranno pochi spiccioli di restituzione. Quindi fatemi capire, per aver ragione ci si deve rivolgere a un avvocato contro l'ente? O l'ente è quello che deve tutelare il cittadino? Questa non è una delibera di 3-4 pagine. Per fare questa delibera, la potete vedere perché è pubblicata, ci sono anni, c'è un anno di lavoro, un lavoro certosino, in cui si va a prendere tutti i singoli bilanci, le singole spese. Non è una cosa che si fa in una settimana. Perché non è 35 pagine, non è che 35 pagine di scrittura, 35 pagine di dati, di quando si è speso per un passaggio, di quando si è speso un attimo. Questo è stato il nostro compito, quello comunque innanzitutto di prendere una decisione e di cercare di ridurre i contenziosi e comunque di affrontarli. E poi voglio ringraziare, ci saranno delle responsabilità, benissimo. Verranno appurate e siamo pronti, se il problema è il nostro e di altri, non mi interessa, perché potevamo divertirci stasera a fare una dissertazione sulle scelte fatte, sul tipo di appalto, sulla suddivisione in lotti, in sublotti, CO1, CO2, CO3, mi sembrava di stare in una serie di calcio. Non siamo stati qui a parlare di questo, perché è troppo semplice. Anche io ho fatto l'opposizione ed è semplicissimo fare questo. Semmai parlando, senza aver mai studiato questa documentazione infinita, fatta veramente di dati, di spulci, io voglio ringraziare l'ufficio tecnico per aver fatto
questo lavoro veramente meticoloso. Voglio ringraziare l'ufficio finanziario che è stato da supporto, ci hanno lavorato, ma veramente ci si sta lavorando da anni per dare una risposta. Per cui ho detto, se bisogna prendersi debiti fuori bilancio, affrontiamo il discorso e andiamo avanti. E quindi non è un lavoro che si fa in una settimana. Per dire, non siete venuti, quello che volevamo dire non è che non volevamo venire in Consiglio Comunale, ma semplicemente eravamo arrivati finalmente alla fine, avevamo chiesto di non affrontare ma di poter prima deliberare in giunta e poi poterne parlare.